C'era una volta un paese governato da un giovane re e da una regina bellissima. Buongiorno a tutti. Avete ascoltato in sala un breve segmento di registrazione olofonica. Vi assicuro che il suono dell'aereo, dell'arpa, dei gargarismi e della narrazione, ascoltati in cuffia, sono ancora più evocativi. L'olofonia è una particolare tecnica di registrazione e riproduzione sonora, eseguita tramite uno speciale microfono denominato olofono, che permette di riprodurre il suono in modo simile a come viene percepito dall'apparato uditivo dell'uomo. Il suono non si percepisce più nei padiglioni delle cuffie o nell'arco stereofonico classico, ma addirittura fuori dalla testa, quasi nelle esatte coordinate spaziali di registrazione. Il dottor Bianchi ha avuto l'intuizione di poter utilizzare l'olofonia ben 12 anni fa nella pratica clinica come strumento di integrazione sensoriale per affrontare le difficoltà presenti nei disturbi del linguaggio e dell'apprendimento. La dottoressa Di Renzo ha avuto l'idea di impiegarla anche nella terapia dei bambini con autismo. Io ho scelto di far parlare i video di alcuni nostri pazienti ai quali durante l'incontro terapeutico individuale o di gruppo è stato proposto l'ascolto in cuffia o in campo libero del suono olofonico. Ieri la dottoressa Di Renzo ha detto e sottolineato più volte l'importanza di lavorare in quell'area dove è possibile lo sviluppo, quella definita da Vygotsky area prossimale di sviluppo. Infatti non c'è un'età, bensì una condizione possibile in cui scegliere di usare l'olofonia ed è il terapeuta a valutare in base alla disponibilità del bambino e alle competenze raggiunte se proporla e come usarla, perché l'olofonia è generativa come il linguaggio. I video che ora vi presenterò ho scelto di far sentire a voi in sala ciò che i pazienti e i terapeuti ascoltano in cuffia. Giù, giù, oh, 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 e giù. No, col mento mi fai male. E su. Specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame? La regina diventò verde dalla rabbia, chiamò uno dei cacciatori e gli ordinò: porta Biancaneve nel bosco e uccidila! Come prova, portami il suo cuore. Il cacciatore portò Biancaneve nel bosco, ma non ebbe il coraggio di ucciderla. E le disse: scappa, la regina mi ha ordinato di ucciderti perché è invidiosa della tua bellezza. Io non ho il coraggio di farti del male. Ti ucciderò un cervo e gli porterò il suo. Tu scappa lontano. Si gira proprio la bambina. Qualcuno è entrato. Il
Il suono tridimensionale olofonico permette l'immersione in un bagno sonoro che coinvolge il bambino e l'adulto in uno scambio dove il contatto corporeo prende significato. Saper sostare sull'aggancio permette di stabilire un luogo di incontro tra terapeuta e paziente. Il lavoro sulla corporeità e la sensorialità favorisce la sintonizzazione e la regolazione emotiva, funzioni esecutive propedeutica all'ascolto. Nel prossimo video vedrete un setting più strutturato, meno psicomotorio, in cui inizialmente è mantenuta l'attenzione condivisa grazie al contenimento offerto dalle terapeute e all'uso di materiale creativo come lo scotch carta che richiama la sensorialità, contiene la tendenza alla dispersività, promuovendo l'atto simbolico. L'invio in cuffia dello stimolo olofonico protegge il bambino con autismo che a volte vive l'esposizione alla comunicazione verbale come un bombardamento di messaggi e informazioni dal quale difendersi, attuando comportamenti di chiusura ed isolamento. L'invio in cuffia permette proprio di favorire l'attenzione all'ascolto e la disponibilità verso la richiesta. Lo stimolo e sceglie lui quale suono ascoltare. La tridimensionalità del suono olofonico non è solo un'esperienza percettiva di ascolto, ma costitutiva dello stato emotivo cognitivo della persona. Il suono quindi diventa esperienza comune, il luogo condiviso in cui è possibile il verificarsi del passaggio dai livelli rappresentativi e poi simbolici. Nel prossimo video, l'ascolto dello stimolo olofonico è in campo libero attraverso le casse. I bambini presentano sensorialità integre ma non integrate. Utilizzare il canale uditivo con quello visivo e tattile favorisce l'integrazione degli stimoli a livello neurosensoriale. Aprite la bocca, quindi apritela come il leone. Ah! Ah! Stretta, stretta. Prima abbiamo fatto la bocca del leone aperta. Diventa un evento tangibile, di valore psichico e per usare una famosa espressione di Austin, gli atti linguistici si trasformano in uno scambio con l'altro, dove il suono permette di fare cose con le parole. Il suono è percepito attraverso il canale uditivo, ma vissuto con quello corporeo e, come evidente nel video, prassico-articolatorio. Spalancare la bocca per simulare il ruggito di un leone o stringerla in un sussurro per simulare il verso dell'uccellino aiutano ad attribuire emotività al suono prodotto, modulando il tono della voce in un'armonia e ritmicità
che vanno a costituire i tratti soprasegmentali su cui in seguito si articolerà il linguaggio. Il prossimo video è brevissimo e si intitola Ascolto. C'era una volta un lupo che aveva sempre tanta fame perché non riusciva a catturare mai nessuna preda. Ma devi sapere che... L'ascolto non è solo udito, ma tutto quello che riusciamo ad apprendere attraverso l'integrazione che ci arrivano dai nostri sensi. Nel prossimo video la terapeuta mostra agli stessi bambini il materiale plastificato dell'ambiente e dei personaggi della stessa storia precedentemente ascoltata in cuffia. Il campo libero l'ascolto. Uffa, questi porcellini dove si sono cacciati? Vedo solo pezzi di legno e anche un piccolo pezzetto di porcellino. Ora mi toccherà andare da quel noioso porcellino che mi ha dato fastidio tutta l'estate con i colpi della sua ascia e il rumore dei mattoni. Quasi quasi vado da McDonald's e mi mangio un bel panino con tanta insalatina. Non so proprio cosa devo fare, sono stanco ed affamato. Mi accontenterei anche di una minestrina e invece la mia pancia è vuota, rinsecchita. Sento un rumore laggiù. Per fare cose con le parole è necessario poter manipolare attivamente e linguisticamente le informazioni ascoltate, sapendo stare nei sistemi che mediano affettivamente il linguaggio, che diventa generativo. Nei prossimi video vorrei che rifletteste sull'importanza di favorire la correlazione e l'integrazione tra emozioni e cognizione, necessaria allo sviluppo del linguaggio. Cos'è? Sei stato scelto bravo, vai pieno di erba. Ci sono i sestruti. Non c'era così bravo. Sono gli stessi bambini di prima. Fiorellini che tu però dovrai completare, per favore. Guarda, ti do il giallo per la corolla. Vuoi anche... Tieni, usa questo per fare il giallo. E colori così. Che fai prima? I pedali, l'albero, vero? Sì. Bravissimo, bravo Daniel. Ok. E poi? Fatti anche l'altro pedalino. Prendere un grande foglio e disegnare gli elementi di una narrazione dopo averli prima ascoltati in cuffia e poi in campo libero attraverso l'uso delle figure integra la percezione uditiva con quella visiva, trasportando il bambino in un luogo dove le immagini, i disegni, i gesti e le parole favoriscono e rappresentano le basi della prassi comunicativa. Bosco con i fiori, con la madre che ha disegnato anche il fiore. Adriano ha fatto il cespuglio, è vero? Sì. Quindi il sole, il cielo, gli uccellini, cespugli, fiori, erba, tanti alberi, siamo in un bosco. Bravo. Siamo tre piccoli porcellini. Siamo tre fratelli, mai nessun ci dividerà, tra la la e la la. In un tiepido mattin se ne vanno. I vostri uccellini. Fratelli che si costruiscono delle casette. Il primo porcellino si costruisce, Daniel, il primo porcellino si costruisce la casetta di sì. E quella che casa è?
verbalmente, ma agisce indovinando la risposta. No, non che cos'è? Che cazzo è? Gialla, cioè di carica. Il secondo porcellino, Mattia, dove vive? Nella casa di Mattia, legno. Proviamo, Mattia, insieme. Legno. Prova tu. Batti. Mattia, 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 guardami. Legno. Vai. Il terzo porcellino, molto saggio, si costruisce una solida casa di mattoni. Già. E nei paraggi si aggira un lupo. La compartecipazione del terapeuta alla narrazione ascoltata e visualizzata attraverso le immagini e i disegni rende maggiormente significativo il processo di apprendimento linguistico del bambino. Scandire le parole legno attraverso le battute ritmiche sulla lavagna o sulla bacheca diventa un lavoro metafonologico. Denominare gli elementi della narrazione, ci sono i fiori, i prati, l'uccellino, dopo averli prima ascoltati in cuffia, poi in campo libero, manipolati attivamente con il materiale plastificato, disegnati e colorati, stimola la classificazione per categoria semantica. Siamo in un bosco. Ascoltiamo. Maiale. Non maiale. Maiale. Vai. Così. Ma non. Maiale. Poi. Qui sotto. Ma. Ia. I. Io non so come. Ah, io non so scrivere maiale. Guarda. Tommy, lo aiuti? Aiutarlo non vuol dire scrivere al posto suo, dettaglielo. Ma iale si scrive. Allora, ma i. I. A. Però si sintonizza sulla richiesta del compagno. Pronti? Loris, pronto? Loris. Ara. A. P. P. E. Bravo, bravo, bravo. Scrivi. A. P. E. Scrivi. Ok. Mucca. È la mucca, la mucca. Sì. Pecora, pecora. Eccoci. Ora. Si autodetta. Ma se ci siamo messi? Poi sentiamo il suono delle macchine. Va bene. Scimmia, scimmia, scimmia. Bravo Loris, le indovini tutte velocemente. Scimmia. Con due M. Ah, però scimmia, spiegare il cigno. Ora facciamo un'altra colonna. Un altro elenco di parole. Le macchine. Sì. Sei pronto? Macchine attrezzi. Sì. Orologio. Oh, sveglia orologio, è il ticchettio delle lancette. Sveglia orologio. Facciamo le cuffie per favore. La mattina voi vi svegliate in che modo? Con la sveglia oppure mamma e papà vengono vicino a voi? Ci svegliano. A me mi svegliano. Chi ti sveglia, Tommy? Mamma e papà. E come fanno? Ti danno un bacio, ti scuotono nel letto. No, mi svegliano solo, E che dicono? Sveglia. Tu, Loris, come ti svegli al mattino? Ad alta voce. Ad alta voce. Mamma, ad alta voce ti chiama? Sì. Tu, Matt? Mi alzo. Ma chi ti sveglia? Mi sveglia la mamma. Come? Con la mamma. Con la mamma. Ti fa così? Ti fa... Buongiorno!
Sveglia! Però mettiamoci le cuffie. Dice Bango alle chiacchiere, mettiamoci le cuffie. Dobbiamo cambiare categoria. Abbiamo fatto gli animali, macchine, attrezzi, terza colonna. Siete pronti? Ma scusa, ma non posso! Non può finire così! Abbiamo scritto solo abbiamo scritto solo 7! Tommy, è più corta. La prima lista è più lunga, ci sono più parole. Nella seconda lista... Possiamo sentire strumenti musicali? Dopo. Adesso sentiamo la terza categoria. Ah, gli strumenti musicali, la terza categoria voglio. Guardami un po', chi decide? Tutte e due. Oh no, qui decido io. Fa. Do. Sha. Do. Sha. Concludendo, motivato dall'ascolto tridimensionale del suono olofonico, il bambino associato alla lettura e alla scrittura della parola, il bambino si ritrova a ripartire da quel coinvolgente bagno prosodico alla volta di una migliore strutturazione linguistica e ad affrontare la letto-scrittura come una riedizione dell'esperienza vissuta. L'attenzione all'ascolto allora arriva e si attiva nel bambino con autismo come spinta motivazionale di adattamento e condivisione e non solo come risposta adesiva alla richiesta dell'altro. Grazie.